Cioè, ma come si fa? Beh, come si fa che tutti i mezzi di comunicazione, il giornale, la stampa, la televisione, sono tutte nello spirito di Adamo, no? In genere. Di dire cerca di diventare più ricco, cerca di avere più potere, cerca di fare i tuoi interessi, di chi interessa, di no, più qualche volta. Come facciamo che abbiamo lo spirito di Adamo? E allora Dio che dice, no, lei, mi insegni io come si fa. Noi avremmo fatto una guerra, lui no, ha preso un popolo, ci ha trattati da esseri umani, ha preso un popolo, ha cominciato a dire a quel popolo, cioè, guarda che Dio non fatto la tua immagine e somiglianza, tutti gli dèi antichi hanno fatto come facciamo noi, no? A cominciare da Giove, che era il capo, che è quello che metteva a posto gli altri, che di notte scendeva sulla terra e dava l'ombra, no? I semidei erano, per dire, ci facevano Mercurio era quello che aveva le ali ai piedi, no? Perché il dio del commercio e il dio dei ladri, guarda un po', no? Cioè, se facevamo le immagini nostre di dire, ecco, il dio è quello che no, è Dio che ti ha fatto a sua immagine e somiglianza. E per sapere che cos'è Dio, non descriverlo, no? Se entrate nelle sinagoghe, nelle moschee, trovate l'immagine di Dio, se no quello lì, lucete al vostro servizio, ma guarda quello che fa, fatto per te, io sono quello che sono per te. Ti ho cavato dall'Egitto, ti ho fatto attraversare il Mar Rosso, ti do il pane nel deserto, ti do l'acqua. Ecco, Dio è quello che è per te. E comincia ad amare anche quelli che non contano niente. Se leggete l'Antico Testamento, è sempre del vedete, del giorno, e Gesù ha la fatica dei profeti, perché ogni tanto viene fuori del popolo Adamo. Arriva Gesù a dire sì, perché Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. E avete udito che è stato detto, ama il prossimo e odia il nemico, e io vi dico, amate anche i nemici. L'inglese, studiate la lingua dell'inglese, leggete quello che loro scrivono. E Dio allora scrive, si rivolge all'umanità, di Israele, che arriva su. Certamente bisogna saperlo leggere, eh? Cioè bisogna rendersi conto che il Signore si adatta alla mentalità del consumo. Io dico sempre che ho studiato la storia romana 4 volte, nell'elementare, nella media, al liceo e all'università. Sempre la storia romana, ma si capisce, ogni volta il mondo ha dato a me. E se voi leggete l'Antico Testamento dovete rendervi conto della. A un certo punto avevano l'idea che per tenere buono Dio bisognava offrire i figli, dice la Bibbia, che il re di Gerico quando ha fatto il muro nuovo sotto ha messo il figlio maggiore e sotto il figlio minore, aveva poi tante donne, quindi anche tanti figli per dire. Tanto che il povero Abramo crede di dover offrire Isacco, poi il Signore dice, no, ma allora saperlo leggere, ma ecco la grande novità, prima gli amici, no? Loro leggevano molto la Bibbia, si va a un funerale valdese, si capisce che cos'è la Bibbia per voi, per noi è ancora, ma però la gente e la Chiesa dice no, leggete la Bibbia, ce ne fa leggere tanto, una volta tutti gli anni era la stessa, no, adesso un anno Matteo, un anno Marco, un anno Luca, per dire ecco, leggete tutto. E magari uno capisce subito che su lì è come quando leggete il libro all'inizio, non capite tutte le parole, andate a vedere sul vocabolario, ma pian piano, arrivate a capire cosa pensano gli inglesi. Allora la familiarità con la parola di Dio, Perché più noi diventiamo amici della parola di Dio, ascoltandola in chiesa, Una volta, vi ricordate voi un po' più stagionati che dicevano se uno arriva tardi alla messa, basta che arrivi prima che il prete scopra il calice, che la messa è buona. Sembrava che la prima parte fosse fatta così anche in ritardo, ma la seconda è buona perché c'è la prima lì e impari come il Signore vede il mondo, vede il creato, vede la nostra vita. E allora ecco leggerla, ascoltarla bene quando si va in chiesa.
Io ho visto una volta dei musulmani entrare in moschea mettendosi le mani dietro di loro e dire: andiamo ad ascoltare, non fate così domenica che gli altri si mettono a ridere, però dentro dovremmo dire che cosa mi dirà oggi il Signore. E poi legge, e poi e ho trovato delle gente che dice: ecco, tutti i giorni almeno 3 righe del Vangelo, no? Ma soprattutto ascoltare bene quando. E noi dobbiamo imparare a spiegare la parola di Dio. Vedete, questa è un'altra costituzione. Su un piano dogmatico non c'è niente di nuovo, ma su un piano pastorale. Ecco, perché Gesù però è la parola di Dio, il principio era il Verbo, era la parola eterna. E poi il Verbo si è fatto carne. E lui non soltanto ci insegna, ma ci vuole aiutare. E allora ecco, vieni in mezzo a me. Io penso sempre una volta, quando si andava a messa, per fare la predica che parlava in latino, noi dicevamo il rosario. Dice così, preghiamo, vuol dire che non era per noi una preghiera se dovevamo dirne un'altra. E allora dice, no, è la nostra preghiera, per quello loro bisogna dirlo dentro. Che la gente capisca. Dicono che c'era un vescovo molto distratto, che una volta tornò dal concilio e diceva: Domine suo vescovo, porca miseria. Ma come? Hanno detto che viene della messa in volgare. Ma non in quel senso lì, volgare nel senso del linguaggio della gente. Ecco, e io dico qualche cosa di più. Perché Gesù Cristo, com'è Gesù Cristo dirà? Quando noi entriamo nelle moriamo, entriamo nell'eternità, Per noi l'eternità è un tempo che non finisce mai. Quando facciamo il Padre Eterno, una barba lunga, una faccia, una maglia, diciamo c'è l'eternità che non finisce mai. E invece l'eternità è fuori dal tempo, non riusciamo neanche a immaginarla, no? È fuori dal tempo. Com'è Gesù di là? Com'è entrato con la morte? È entrato dicendo: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro. La pienezza dell'amore al Padre è la pienezza della dedizione agli altri. Quando si rende presente, com'è? Padre, nelle tue mani, Padre, perdona. Vi ricordate che dicevano che bisognava assistere? Ma voi assistete se andate a teatro? Loro fanno voi assistete. No, si va per partecipare, per unirsi al Signore Gesù. Perché anche la nostra vita diventi Padre nelle tue mani, Padre per noi. E siccome noi abbiamo un po' lo spirito di Adamo, Avellino un po' meno, un po' sì, E invece il Signore vuole che ci sia il suo spirito. Quando San Giovanni dice che Gesù muore, noi dicevamo, inclinato il capo, spirò. Adesso hanno detto meglio il greco e dicono, inclinato il capo, trasmise lo spirito. Ha tirato l'ultimo respiro, ma ha cominciato a donare lo Spirito Santo. Tant'è vero che quando gli hanno impostato, Giovanni, che è sempre quello un po' più preciso, dice uscirò sangue e acqua. Chi vede lo attesta lo dice perché anche voi crediate. Di sangue di Adamo e i padri dicono come dallo stato di Adamo uscì dallo stato Adamo dormiente esce la sposa Eva, così dallo stato di Gesù dormiente sulla croce esce la sposa, la chiesa, il battesimo e l'eucaristia. Ecco, allora noi andiamo, quando andiamo alla messa al culto, andiamo a immergerci nello Spirito Santo che Gesù rimorto e risorto continua a darci. Non c'è mica niente di dogmaticamente di diverso, Ma pensate, su un piano pastorale, su un piano personale, si capisce perché il Concilio dice che quello è il momento più alto della forza della vita cristiana, E così siamo arrivati alla quarta Costituzione, no? La
Chiesa del mondo, la parola di Dio, la liturgia. E Gesù ci dà lo Spirito Santo che fa della Chiesa una comunione. Quando noi diciamo comunione pensiamo subito a mangiare l'ostia, ma io dico è mangiarla insieme. Se voi andate a fare un pranzo di famiglia è importante quello che mangiate, ma l'importante è che lo mangiate insieme. Allora la cosa dell'Eucaristia, della liturgia, è che si costituisce la Chiesa, la comunità cristiana. Una volta andavamo subito, no? La Chiesa, la gerarchia, e poi il concilio di Trento, mettiamo, è la Chiesa, il popolo di Dio e la liturgia. Perché è ognuno, il popolo di Dio, è il popolo di quelli che sono uniti a Gesù Cristo. Il battesimo ci inserisce e ci unisce a Gesù Cristo, no? Anche nelle chiese, nelle confessioni diverse, tutti sono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E noi siamo il popolo di Dio. E ciascuno è chiamato a continuare la vita di Gesù Cristo. È lui il sommo, l'eterno sacerdote. Ogni cristiano inserito in Cristo diventa sacerdote, cioè santifica il mondo, offre a Dio quel pezzo di mondo in cui vive. Ogni cristiano è profeta. Profeta vuol dire far vedere come Dio vuole che si viva la vita. E ogni cristiano è chiamato ad essere re, pastore e portatore di pace. Certo. Allora ci vuole qualcuno che ti aiuti a cogliere la parola di Dio, qualcuno che ti aiuti a renderti presente di Gesù Cristo, che ti aiuti a fare l'esperienza della comunità. Ma l'importante per noi è di aiutare veramente i cristiani ad essere sacerdoti, profeti, portatori di pace. Ma per il cristiano capisce che capire che essere nella Chiesa è continuare la vita e l'azione di Gesù. Ecco, per me il Concilio è stato un richiamo pastorale, un richiamo alla responsabilità di ogni cristiano, alla coerenza di ogni cristiano. E anche nei confronti dei cristiani che fanno parte di altre chiese, di altre confessioni, una volta ricordo che ci dicevano che entrare in una chiesa protestante era peccato mortale. Ai nostri tempi. Ma diceva poco Giovanni, guardiamo le cose che ci uniscono prima che di quelle che ci dividono. Non abbiamo lo stesso battesimo, non abbiamo la stessa parola di Dio. E anche la cena, no? Ce l'hanno tutti. Allora è sentire, e intanto cominciamo insieme a fare le cose che possiamo. Nel 1989 il Concilio ci ha portato a dire, mettiamoci insieme i cristiani di Europa. Ogni protestante ortodosso. Sì, cerchiamo di essere uniti, ma intanto cominciamo a lavorare tutti uniti per la pace, la giustizia, la salvaguardia del Paese. Lì possiamo essere uniti. Non siamo, dobbiamo essere tutti quanti veramente uniti. Ecco, io credo che allora il Concilio. Ecco, sono rimasto emozionato anch'io a vedere questo mosaico. Quella è la Gaudium Spes, richiamo al cristiano che viene qui, che ascolta la parola di Dio, che si unisce a Gesù Cristo, che fa comunione per poter essere un portatore di comunione e di pace nel mondo. Vi ricordate una volta finiva la messa, e noi dicevamo, c'è stato un po' di scompiglio, ma la messa è finita, andate in pace. L'ha detto una volta perfino Papa Benedetto, ha detto, missa est. Può voler dire, è la missione. Siamo venuti ad ascoltare la parola del Signore, a unirci al Signore presente che ci dà il suo Spirito, a fare comunione tra di noi, non per dire, ricordate, il vecchio io al Papa, al tuo cenno, alla tua voce, un esercito all'altra, no, ma per dire, hai fatto l'esperienza della comunione portata dallo Spirito Santo.
ma adesso la missione è di portarla al mondo. Ecco, allora sentire il concilio così è veramente capire che è stata davvero una cosa grande, una cosa grande. Le cose sono andate come sono andate, sono stati tanti importanti incontri, forse anche il 68-69 ha creato qualche problema perché qualcuno ha esagerato. Allora, per chiuderci, anche il Papa nella sua autobiografia dice che era rimasto sconvolto nel 68. Ma diceva padre Congaro, questo grande domenicano, diceva un vero concilio per essere ben capito e per essere ben attuato ha bisogno di 50 anni. Cioè, sono proprio 50 anni. È il momento giusto perché noi cerchiamo di capire e perché noi cerchiamo di vivere sempre di più il Concilio Vaticano II. Grazie.